Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Medieval 2 Total War. Allora, nello scorso video dovevamo Ora attaccare Parigi. marciamo in battaglia a testa alta, Vediamo, signori. e a parte Venite e questi quattro gatti combattete, non vedo coraggio. nessuno. Ed è cosa buona e giusta. Quindi, vediamo. Andiamo avanti con il nostro turno, anche Sì. perché il re deve Sì. ritornare lì. Oh, che carini, ci attaccano. Non so co... la vedo dura. Però, ragazzi, se vinciamo questa battaglia, ci prendiamo anche Parigi. Abbiamo scelto il campo. Ora Siamo è la 4 battaglia da contro 1. Ce la vincere. faremo? Una cosa è certa, se vinciamo li devastiamo, sia nel corpo che nello spirito. Perché un esercito che ne sconfigge 4, la vedo bellamente male. Allora, come al solito, un'unità. Allora, cavalleria voglio. Voi, gruppo 2 qui. Voi 2, gruppo 3. Gruppo 4 e gruppo 5, perfetto. Anzi, insieme a questo fatemi il gruppo 5. Il generale lo lasciamo qui dietro. Poi loro due vanno bene lì. Voi due qui non andate bene. Potrei fare così. Gruppo 3, gruppo 4, mi servite ai lati. Ok, va bene così. Anzi, dividiamoli. E va bene così. Vediamo, gruppo 1 avanti e gruppo... Ok, iniziamo la battaglia. Guardate che Attacco altre accerchiamento, truppe. re. Sperano di bilanciare con il numero ciò di cui difettano in abilità. Lo so, loro difettano in abilità, ma noi abbiamo un esercito pronto a farli a pezzi. Per andare sul sicuro, i nostri arcieri faranno il loro lavoro. Forza. Adesso prendiamo due unità di cavalleria e me le mettete qui. Queste due. Chiudiamoli subito, cerchiamo di chiudere subito subito questa battaglia. Forza, attaccate. Forza. Noi intanto marciamo. Cioè loro non immaginano nemmeno quello che gli sta per arrivarci. Ok, adesso subito subito contro il generale, tutti quanti. Hanno pure una balista, però no, non è che faccia questa differenza. Così, vai, così, Risalite la devastiamo battaglia aperta subito. dalla nostra parte. Se rimaniamo salvi e fieri, la vittoria sarà nostra. Sarà nostra la vittoria, non vi preoccupate. Adesso, perché qui ci attaccano da due fronti e questa è la seccatura, però ce la potremmo anche fare. Ok, eliminate subito i contadini. Gli arcieri devono stare fermi, dobbiamo limitare il numero di danni. Il nemico nuota nel nostro sangue. Metà dei suoi uomini sono morti. Perfetto, andate così, forza. Devastateli. Vai, vai, vai. Cerchiamo di non disperderci troppo. Non c'è bisogno, per esempio, di sterminarli tutti. Adesso prendiamo le nostre armate. Almeno... quella è più grande rispetto alle altre, vediamo. Però non conta molte unità di fanteria, quindi la cosa non mi preoccupa alquanto.
Voi correte. E allora, loro invece mi servono urgentemente qui per tentare di arginare il problema opposto. Vediamo qui com'è la situation. Ok. Forza, forza. Ok, un generale nemico è andato, quindi adesso la situazione è un pochettino più calma. Perché adesso dobbiamo mettere le cose in chiaro. Guardate come fugge l'armata nemica! È il momento di colpirli con più violenza! E questi da dove vengono? Ah, vabbè, è soltanto un'unità. Voi mettetevi qui. Allora, mi servono urgentemente tutti i cavalieri. Beh, posso fare una cosa. Eliminiamo subito subito il generale nemico e c'ho mare. Forza. Ok, perfetto. Qui abbiamo due unità. Allora, qui come siamo messi? C'è questa unità di cavalleria che deve andare a dare manforte qui. Ok. Perfetto, ragazzi, ce la potremmo veramente fare. Se riusciamo a eliminare il generale nemico, ce la facciamo. Ok, sì, però voi dovete dare veramente manforte. Voi mettetevi qui. Ok, e voi mi servite qui. Ok, questi non sono tanto pericolosi, sono contadini, sergenti, lancieri, prenderli da dietro sarebbe opportuno, quindi comincerei subito. Uno. Se rimaniamo saldi e fieri, Adesso il generale la vittoria nemico sarà mi serve nostra. urgentemente qui. Il nostro generale. Per fare un attacco a tenaglia e chiuderli. Ok. Lì la situazione è un po' più particolare. Uno qui. E i balestrieri. Cerchiamo di eliminarli il prima possibile. E loro mi attaccano. Così, forza. Bravissimi. Qui invece com'è la situation? Ok, potrei anche... Dovrei anzi staccare un'altra unità, mandarla qui dietro ed eliminare il grosso dell'esercito. Questi cosa sono? Sergente con lanciati lancieri. Allora, dobbiamo stare molto attenti perché qui possono Il mio devastare. nemico è morto! Era un avversario degno, ma non per questo è meno morto! Ora dobbiamo battere il ferro finché è caldo! Allora, dopo un breve break, vediamo se adesso riesco a salvare un po' di cavalleria perché adesso il generale è nei guai. Ah, non capisco perché. Ah, sta andando in ritirata un attimo. No, non devi fare ritirata, qui, vai qui. Ok. Ho sbagliato a premere
il tasto. Perché qui vanno in ritirata non lo so. Allora, vediamo qui com'è la situazione. Qui è dannatamente critica, ma esiste un modo per ribaltarla. Questi qui. Direi che così va bene. Poi. Qui ci sono altri. Cavalieri in armatura, andate qui. Perfetto. Adesso. Eliminiamo subito subito i rimasugli. E forza. Così, da dietro, Il generale bravi. nemico non è certo un vero uomo. Fugge dal campo di battaglia e abbandona i soldati al loro destino. No, va attaccate qui, sergente corazzati, anzi. I nostri uomini stanno vincendo. Se continuiamo così, schiacceremo il nemico. Ok, fino a qui va bene, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Guardate lì la tempesta di fuoco che arriva dai nostri arcieri. Le forze nemiche sono dimezzate ormai. Voi intanto pensate a questi e va bene così. Attacchiamo adesso con più violenza. Metà dei suoi uomini sono morti. Perché il generale va per i cazzi suoi? È rimasto lì? Non lo so. Forza, ok. Fase 1 completata. Adesso abbiamo questo di qui e questo di qui. Perfetto. Da questo lato siamo a posto. Cosa manca qui? Vediamo. C'è qualcuno inattivo. Eliminate tutto. Ok. Qui stanno facendo un ottimo lavoro. Cercherò di farne fuggire il meno possibile. Vediamo se ci riesco. Guardate come fugge l'armata nemica. È il momento di colpirli con più violenza. Adesso vorrei utilizzare loro. Dai, qui c'è il nostro generale. Signore del cielo onnipotente, abbiamo catturato il generale nemico. Così imparerà quel cane odioso a darsi alla fuga. Eliminiamo questi. Stiamo andando bene, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta. Dove soltanto uno è riuscito a fuggire, ma chi se ne frega. Dai, dai. Li vedo sparire, ragazzi. Abbiamo Il generale nemico giace morto. un altro Credo che generale qualcuno si è nemico. Mamma mia, risvegliato. una batosta di quella epica. L'armata nemica in fuga. Dobbiamo inseguirli e sterminarli. Sì, va bene che dobbiamo inseguirli e sterminarli. E sono prettamente d'accordo. Ma alcuni sono talmente vigliacchi. Ma da lì non usciranno mai vivi, quindi è inutile persino. Sì, ma se io li vedessi. Ragazzi, per risparmiato l'ultimo inseguimento, ho fatto un breve taglio. Allora, abbiamo perso 375 uomini. Loro ne hanno persi 621, 1103, 63, 751. In poche parole ne sono sopravvissuti soltanto 19. Una delle battaglie più difficili che abbia mai affrontato. Cioè, ho affrontato quattro eserciti tutti insieme. Mio Giustiziamo Dio, tutti. no! Yes! Monelli. Lui mi sembra un tipo affidabile, però. Un disastro colpisce Aleppo. Sì, abbiamo conquistato Parigi. Grandissimi. Yes! Una vittoria schiacciante.
Ah, che bello. Facciamo un salvataggio veloce. Ok, abbiamo conquistato Parigi ed è cosa buona e giusta. Adesso il mio obiettivo è andare dagli inglesi per, dai tedeschi. Eccoli qui. Per allearci anche con loro. Adesso abbiamo un bel po' di soldi. Sì, sire. Sì, signore. Vediamo. Cosa manca? Ok, qui il castello di... ci serve in forze. York è pronta per l'evoluzione, ottimo. Nottingham attualmente non mi serve. Non mi serve. Parigi... mi serve le strade. Ok, c'è altro. Carnavon, facciamo deforestazione. Vediamo se riesco a costruire altro. Cioè ragazzi, giuro, sono leggermente stanco. Perfetto, andiamo avanti. Bellissimo, abbiamo conquistato la capitale francese. Ma sposati tanto, chi se ne frega. Salviamo. Sì, signore. Volete discutere qualcosa con noi? Uno, due e... diritti commerciali, ce la facciamo? Accetto questo patto iniquo. Addio. Perfetto. Allora, René, mi serve questo. Per ora sono in buoni rapporti col Papa, per ora. Ma non sarà così per sempre, perché aspetta il momento propizio per devastare la chiesa. Allora, qui c'è tutto. Sì, marciamo in battaglia a testa alta, sì. Manteniamo l'assedio, così terminiamo il video con la conquista di Dublino e nel prossimo avremo tutta l'Inghilterra. A posto, a posto, a posto. Campo da lancio. Va bene. Armata, allora. Lasciamo. Sì, sì. Ordini. Parigi con tassazione bassa, come al solito. Salviamo perché voglio provare a mandare a riposo. Ordini, sire. Sì. Tutte le mie truppe, tranne queste tre unità. Vediamo. Certamente. Perfetto. Andiamo avanti, cercherò di velocizzare il tutto. E ci hanno ucciso l'emissario, giusto? Pur essendo stato accusato di orribili atti di eresia, pare proprio che questo sia sufficientemente devoto da essere risparmiato. Ci mancasse. Adesso quello che voglio chiedere io, vediamo qui cosa c'è, 4 unità. Ok. Resoconto strutture, York è cresciuta. Facciamo questo. E mercato, va bene. Perché non mi fa entrare? A volte si bugga in una maniera vergognosa, non capisco il motivo. Cioè non capisco perché non mi faccia. Ok, andiamo così. Ripariamo tutto. Nottingham, eccolo qui. Riaddestriamo tutto e direi che siamo a posto. Avanziamo, adesso i ribelli ci attaccheranno. E attaccheranno anche a Parigi, ma non mi preoccupa. Ok, sempre qui una cosa veloce veloce. E siamo a posto. Non mi va di farlo in automatico, perché se le faccio in automatico è sicuro che ci perdo un generale oppure perdo direttamente la battaglia. La cosa non mi va. Preferisco che loro abbiano. Allora, voi due mettetevi dove stavano tutti gli altri, tutti lì. Ok.
Vi farò a pezzi. Poi abbiamo loro due. Qui. Quest'armata invece la lascio qui alle spalle. Adesso i nostri arcieri vanno bene così. Gruppo 1. Non è vero perché ci sono anche loro. Ok. Direi che così va bene. Ok, la farò veloce veloce questa battaglia, anche perché non voglio perderci veramente troppo troppo tempo. Fanteria pesante, inattivi, ed è meglio che restiate inattivi. Ok, forza, uscite tutti, dai. Questa cavalleria la manderei qui a farle a pezzi da dietro. Ma sì, facciamolo tanto. Forza, dai, attaccate, attaccate con velocità. Ok, attacco io. Che carini, adesso moriranno tutti, ma questi sono dettagli. Perfetto. Ma secondo voi se mi metto qui e gli faccio un attacco devastante, che cosa succede? Forza, così, bravissimi. Così. Non mi importa se perdo tante truppe. Non è per grazia Senza di lui, divina, le ammetto truppe di non essere un saranno spronate a portento. combattere. Il nemico nuota nel nostro sangue. Metà dei suoi uomini sono morti. Sì, ho capito, però un attimo. Potete venire voi qui? Forza, forza, tutti qui, dai. Questa sarà una battaglia un po' più veloce, ragazzi, perché altrimenti poi i video vengono leggermente lunghi. E questa sarà anche una serie abbastanza lunga. Se continuiamo così, schiacceremo il nemico. Perché sto perdendo tutte le truppe, soprattutto le mie unità di cavalleria? Va bene. Avranno qualche lanciere, però la fretta, ragazzi, fa fare stupidaggini, ma chi se ne frega, dai. Forza. Ma perché nessuno attacca questi? No, 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 adesso gli arcieri non mi servono. Ok. Forza. Ho perso tantissime truppe di cavalleria. Ok, I nostri soldati sono i padroni della città. ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, vabbè. Tanto alla fine poi la smantellerò tutta la Questa è cavalleria per vittoria rimpiazzarla con quella più lampante, potente. Abbiamo conquistata da perso uomini di 270 grande uomini. virtù e infinito valore. Va bene. Benissimo ragazzi, abbiamo conquistato tutta l'Inghilterra, ci Battere il manca nemico è soltanto. sconfitto! Abbiamo vinto! Forza, Ok. onore e vittoria! Liber decomposizione alchemica. Ok. Salviamo. Quindi ragazzi, termino qui questo video. Nel prossimo video cercheremo di conquistare e di difendere Parigi. O meglio, nel prossimo video cercherò di attaccare la Francia veramente con un attacco devastante mirato a sconfiggere Reims e questo castello francese. Andatevene, Quindi, non noi ci siete vediamo alla pericolosi. prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e un saluto a tutti voi.